questa puntata si potenzia lo sportello artigiani, nuovi recapiti a Trescore, Balneario, Zonio e Clusone. La sede CISL di Clusone, assistenza a favore di famiglie, lavoratori e pensionati. Oggi parliamo con Alessia Cozzi, coordinatrice FELSA CISL di Bergamo. Lo sportello artigianato Bergamo attiva un importante potenziamento dei propri servizi su tutto il territorio provinciale. Di fatto amplia il numero dei recapiti territoriali. Tutto ciò è risultato di una decisione strategica adottata dalla CISL di Bergamo e dalle sue federazioni, mirata a fornire un supporto più efficace e accessibile a tutte le lavoratrici e lavoratori delle aziende artigiane della Bergamasca. Oltre a Bergamo, Treviglio, Grumello del Monte, Ponte San Pietro, Gazzaniga, Lovere, Zingonia e Romano di Lombardia, i nuovi recapiti sono a Trescore Balneario, Clusone e Zonio. Le responsabilità dei recapiti sono affidate a Andrea Brugali, Stefano Finazzi e Lavinia Maria Ilie. Questa mossa anticipa ulteriori aggiornamenti che si concretizzeranno nei mesi a venire con la creazione di nuovi recapiti con l'obiettivo di garantire i lavoratori del settore. Grazie all'impegno sindacale e a un recente accordo firmato dalla CISL, a partire da marzo sono state introdotte nuove misure di sostegno per i dipendenti delle aziende artigiane e delle loro famiglie. Tra queste c'è l'aumento del contributo per l'acquisto di libri scolastici, esteso a 200 euro per ogni figlio iscritto alle scuole superiori. C'è poi l'estensione del contributo per il trasporto pubblico ai figli minori e l'incremento del contributo per il conseguimento del diploma superiore, che passa da 500 a 650 euro, e un'aggiunta del contributo per l'iscrizione universitaria dei figli, che coprirà ora anche il terzo anno di studi. Inoltre, in caso di ricorso al fondo bilaterale dell'artigianato, cassa integrazione, da parte dell'azienda, il fondo ELBA prevede un contributo economico aggiuntivo compreso tra 150 e 300 euro. Precisa Andrea Brugali, responsabile dello sportello, siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti negli ultimi anni dalla contrattazione bilaterale, sia per le condizioni di tutela e per tutte le prestazioni dei vari fondi, ma soprattutto per il grande numero di lavoratori che si sono rivolti ai nostri sportelli territoriali. Questo ci rende molto orgogliosi e ringraziamo. La sede CISL di Clusone segna per il 2023 un bilancio di attività più che soddisfacente, affermandosi come punto di riferimento per lavoratori, famiglie e pensionati della zona. Con oltre 8.000 pratiche fiscali gestite, la sede si è distinta per la sua capacità di fornire un'assistenza qualificata e tempestiva. Non è da meno l'azione del patronato INAS, 310 pratiche pensionistiche che spaziano dalla pensione di vecchiaia e anzianità alla reversibilità e invalidità, oltre a supplementi e ricostituzioni pensionistiche, 324 verifiche e sistemazioni contributive, 459 pratiche socio-assistenziali per invalidità civili, 52 pratiche INAIL, la relativa a infortuni sul lavoro e malattie professionali. Infine, vanno segnalate 780 pratiche per il sostegno al reddito, inclusi NASPI, maternità e congedi parentali, assegno unico universale, permessi in legge 104, vari bonus e il reddito o pensione di cittadinanza. La presenza dei servizi CAF e l'INAS, OASI, SICET e il nuovo sportello artigiani, nonché l'attività con diverse categorie CISL, testimoniano l'impegno della sede di Clusone nel fornire una gamma completa di assistenza. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'apertura di una nuova ala dedicata agli uffici del CAF alla fine del 2022, che unitamente alla sede inaugurata a marzo del 2000 consolida la presenza di questa istituzione nel cuore della comunità. La rete di supporto si estende oltre i confini di Clusone con una quindicina di recapiti operativi nel circondario sostenuti dal lavoro volontario di 12 agenti sociali che si dedicano alla raccolta delle pratiche in località come Valbondione, Rovetta, Gorno e Schilpaglia.
Oggi siamo con Alessia Cozzi, coordinatrice neoeletta della Felsa di Bergamo. È la categoria che ha registrato il maggior incremento per quanto riguarda il numero di lavoratori iscritti. Di chi vi occupate e su quali tutele concentrate la vostra attenzione? Allora, la Felsa è la categoria che all'interno della CISL si occupa di tutelare i lavoratori cosiddetti atipici, anche se poi in realtà di atipico hanno ben poco, visto che le forme contrattuali utilizzate per loro sono le forme più comuni ad oggi usate per le assunzioni. Ci troviamo a rappresentare dai lavoratori autonomi, quindi titolari di piccole partite IVA, solitamente in regime forfettario, tramite una nostra associazione che si chiama Vivace. Tuteliamo i lavoratori, i collaboratori, collaboratori occasionali, collaboratori sportivi, collaboratori coordinati continuativi e ovviamente i lavoratori somministrati, cioè lavoratori assunti dall'Agenzia per il Lavoro, quale ad ECO, Empower, G-Group, Randstad, ed inviati fisicamente a lavorare presso un'azienda utilizzatrice, cioè appunto l'impresa dove poi fisicamente andranno ad operare. Il settore della somministrazione negli ultimi 5 anni ha visto una crescita esponenziale, oltre il 30%, soprattutto ha avuto una crescita importante le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato. Con Guido, che è stato il mio predecessore, abbiamo cominciato ad incrementare la nostra presenza sul territorio in modo da essere più capillari e raggiungere più lavoratori possibili, quindi abbiamo incrementato i nostri recapiti. Ad oggi tra Bergamo e provincia ci sono circa 8 sportelli della Felsa. Ho intenzione di continuare con questo disegno e anche andare a incrementare le collaborazioni con le federazioni in modo da essere presenti poi non solo sui recapiti ma proprio anche nei luoghi di lavoro dentro le aziende. Un mondo del lavoro in continua trasformazione, come vi destreggiate voi in questo dedalo di nuovi lavori? Allora, la Felsa è abituata a doversi, diciamo, a governare il cambiamento. Considera che la somministrazione ha già un suo contratto collettivo nazionale con una buona bilateralità e dei diritti sindacali che vengono correttamente rispettati. Quando parliamo di collaborazioni o lavoro autonomo, invece parliamo di settori in cui non ci sono le tradizionali tutele. Noi cerchiamo comunque di rappresentarli andando a ritagliare per ogni specifica situazione una risposta ai loro bisogni. Questo senza pregiudizio ideologico, cioè senza dover per forza andare a ricercare per ogni forma contrattuale il classico rapporto standard a tempo indeterminato, anche perché soprattutto nei casi di nuovi lavoratori a volte non c'è proprio neanche la richiesta, quindi dobbiamo destreggiarci appunto andando a cercare nuove tutele per le nuove forme che stanno emergendo di lavoro, come quelle delle piattaforme. Giusto settimana scorsa è stato firmato il contratto collettivo nazionale per gli shopper, cioè le figure professionali che fanno la spesa per conto terzi e le portano a casa. Loro operano su mandato di piattaforma e il fatto che sia stato stipulato un contratto per loro è di buon auspicio, perché fa proprio intendere che ci sono buoni margini per tutelare tutte queste nuove figure e per creare proprio anche delle moderne relazioni industriali. Quali sono le prospettive per il 2024? Allora, c'è una grandissima sfida a livello nazionale, che è quella del rinnovo del contratto della somministrazione, che è in un momento di stallo. Questo rinnovo per noi è fondamentale, infatti abbiamo fatto già decine e decine di assemblee e abbiamo dichiarato lo stato di agitazione. È fondamentale perché questo rinnovo deve sancire il ruolo di entrambe le parti, cioè il ruolo datoriale da una parte dell'agenzia e tutelare i nostri rappresentanti sindacali, quali delegati RSA e RSU, e ampliare le tutele su un settore che, come abbiamo detto, ha avuto una crescita esponenziale. Oltre a questo poi ci sono comunque anche le sfide giornaliere di tutti i giorni, il quotidiano, cioè il tutelare il singolo lavoratore che viene allo sportello per una problematica personale e noi essere in grado di riuscire a dare sempre più velocemente le risposte di cui loro hanno bisogno.